Riassunto del quindicesimo capitolo. Che cosa avviene nel quindicesimo capitolo? Molto brevemente. Renzo ormai è in preda a Sbornias. In questo capitolo i personaggi principali sono due personaggi secondari in realtà per noi. Sono l'oste dell'osteria della Luna Piena e il capitano di giustizia. Si caratterizzano entrambi perché vogliono fare i furbi. L'oste dell'osteria della Luna Piena deve fare il furbo, cioè ha capito chi è Renzo, lo mette a letto in un modo abbastanza sbrigativo, insomma in una delle sue camere, e poi va subito a fare denuncia al Palazzo di Giustizia, cioè perché sa che è in torto, perché non ha preso il nome e cognome, sa che c'è è entrato un poliziotto, perché a un certo punto Ambrogio Fusella, il finto spadaio, ha salutato Renzo e se n'è andato, no? In realtà è andato subito anche lui al Palazzo di Giustizia a fare il suo verbale, diciamo così, no? La sua relazione. Ma arriva al Palazzo di Giustizia anche l'oste, per dire in sostanza che insomma, che non è riuscito a sapere il nome e cognome di chi ha chiesto alloggio nella sua locanda, ma che lui non ha nessuna colpa se queste persone che sono arrivate nella sua locanda sono dei rivoltosi, hanno partecipato al tumulto di San Martino, eccetera. E quindi c'è una specie di il dialogo centrale all'interno del quindicesimo capitolo, è il dialogo fra l'oste dell'osteria della Luna Piena e appunto questo capitano di giustizia, il notaio criminale, eccetera. È appunto tutto incentrato su questa questione. Cioè, l'uomo della giustizia vorrebbe far cadere l'oste in contraddizione, ma l'oste riesce a non cadere in contraddizione. L'oste è un ulteriore esempio di quello che sono gli osti nel romanzo. C'è uno che bada solamente ai propri interessi, che non aiuta le persone che avrebbero bisogno di lui. Avrebbe per esempio potuto dire a Renzo: guarda che quello con cui tu sei a fianco è un poliziotto, ti vuole incastrare. Invece non gli dice niente, anzi va a fare relazione nel Palazzo di Giustizia. A questo punto, con le informazioni che hanno ottenuto dal poliziotto, che in realtà sa il nome e cognome, la mattina seguente questo ufficiale di giustizia, insieme con altri due sbirri, viene a prendere Renzo per portarlo in prigione. Ma procediamo con ordine, ritorniamo all'inizio del capitolo. L'oste prende Renzo e lo porta con sé, proprio letteralmente lo porta quasi sulle spalle, insomma, dal tavolo dal cui si alza a fatica, perché in mezzo alla sbronza, insomma, diciamo così, e continua a chiedergli nome e cognome, continua a chiedergli nome e cognome. Renzo, pur essendo ormai totalmente ubriaco, una cosa sa, che non deve dire nome e cognome. Sì, non glielo dice all'oste, ma in precedenza gliel'ha detto al poliziotto, con quell'inganno della tessera, vi ricordate? Renzo comunque riconosce che l'oste sta compiendo con lui un'opera di carità, cioè riconosce che una cosa buona fa l'oste, lo sta mettendo a letto, e lui non sarebbe capace, è talmente ubriaco che non sarebbe in grado neanche di arrivare alla camera. D'altra parte l'oste, abbiamo detto, è sicuramente una persona molto furba e molto interessata solo a se stessa e basta. Però bisogna dire che dalla bisaccia di Renzo non prende tutti i soldi, ma solo quelli sufficienti per pagare l'alloggio nella locanda stessa. Il cibo, la cena, insomma, e l'alloggio nella locanda. Bravo oste, gli riuscì però di dire. Ora vedo che sei un galantuomo. Questa è un'opera buona, dare un letto a un buon figliuolo. Ma quella figura che mi hai fatta, sul nome e cognome, quella non era da galantuomo. Per buona sorte che sono anch'io furbo la mia parte. Ecco, queste sono le parole che pronuncia Renzo, ormai del tutto ubriaco, mentre viene condotto dall'oste in camera. Dicevamo quindi che dopo comunque aver fatto questo, dopo averlo messo a letto, l'oste anzitutto guarda Renzo e per un attimo prova compassione per lui. Quindi è uno che gli sta causando solamente delle grane, eppure quando lo mette a letto, in un certo senso,
quello che per lui è un oggetto di stizza, cioè vale a dire Renzo, quello che è un oggetto di stizza per lui in quel caso, in quel momento, diventa un oggetto d'amore. Ma non è arrivato comunque fino al punto di aiutare. Questo considerare Renzo un oggetto d'amore non arriva fino a tutte le conseguenze di questo, cioè fino ad aiutare Renzo fino in fondo. Capito? Si fermò un momento a contemplare l'ospite così noioso per lui, alzando il lume sul viso e facendovi con la mano stessa ribattere sopra la luce. In quell'atto presso che viene dipinta psiche quando sta a spiare furtivamente le forme del consorte sconosciuto. So se conoscete la favola di amore psiche. Quindi psiche a un certo punto vuole vedere Cupido, cioè amore, cioè la divinità di cui si è innamorata, ma questo causerà anche la sua disgrazia. E la stessa cosa avviene all'oste. Dicevamo poi che l'oste fa una specie di soliloquio, se la prende con tutti, se la prende con gli sbirri, se la prende con Renzo, e ingoiando amaro si dirige verso il palazzo di giustizia, dove abbiamo detto incontra il notaio criminale. Qua l'oste si mostra astuto, perché non cade nella trappola dell'interrogatorio del suo interlocutore e risulta più realista e oggettivo nei giudizi da dare su Renzo. In realtà Renzo che cosa ha fatto di male? Per la giustizia è il capro espiatorio, è uno dei capi della rivolta, chissà cosa ha combinato. Ma l'oste dice, in realtà a me risulta che non abbia fatto niente di male. Ma ormai la trappola della giustizia, il meccanismo è partito. E quindi, come stavo dicendo, Renzo viene svegliato bruscamente da questo notaio criminale, accompagnato da questi due sbirri, che gli mettono le manette ai polsi per condurlo appunto in prigione. Renzo, sulle prime, come dire, non si rende neanche conto di dove si trova, perché si è svegliato dopo quella sbronza tremenda della sera precedente. Poi però fa un po' mente locale alla situazione e riesce a liberarsi, sì? C'era bisogno di qualcuno da mettere in prigione e poi anche da condannare a morte come esempio, come monito. Questa cosa la vedremo comunque lunedì prossimo, quando spiegheremo il 16° capitolo. Il mercante nell'osteria di Gorgonzola dirà: stanno cercando qualcuno, hanno trovato dei capi della rivolta e li ammazzeranno. La gente allora, per esempio i borghesi come mercante, si tranquillizzano così. Se riescono a trovare i capi della rivolta, se riescono a impiccarli, vuol dire che la giustizia funziona. Capite? Non fa niente se queste persone sono delle persone magari innocenti del tutto o quasi. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.